Subsol amici, benvenuti o bentornati nel mio canale, io sono Adanai e oggi torniamo con la famiglia Wheeler e vedere cosa accade. Allora, eccoci qua, siamo a Ozzy Springs e è passato più o meno un annetto in cui Jens è diventato adulto. Ma non è, tra l'altro, io non l'avevo visto perché l'avevo appena fatto convivere con la nostra Bailey ed è passato in età adulta così all'improvviso, quindi non me l'aspettavo. I due comunque hanno deciso di cercare casa insieme e l'hanno trovata. Questa casetta, sempre a Ozzy Springs, e l'ho fatta io la casa. E ovviamente deve essere finita, non è completa. Perché non avevo finito anche i soldi, lui ha portato abbastanza soldi, avevo circa 45.000 simoleon da quando lui si è trasferito e quindi insomma è venuta fuori questa casina che devo terminare. Ora lui sta facendo un pisolino nel divano, non so perché, e lei è ancora a dormire. Questa è la camera da letto, lei dorme pure nella parte sbagliata e lui ha portato con sé pure un gattino, Penny. Diciamo che qui puoi ripulire. Tu svegliati, lui che è bravo a cucinare a differenza della compagna, magari potrebbe venire qui e prepararmi la colazione. Potrebbe fare delle frittelle, ma sì. Comunque, da poco che i due piccioncini si sono trasferiti, quindi sono ancora in modalità, tra virgolette, luna di miele, nonostante non si siano ovviamente ancora sposati. Ok, questa è la cucina, insomma, la casa. Ora io ve la sto facendo vedere così. Ecco qua, qua c'è lo studio di Bailey. Qui c'è un bagno, manca la lavatrice, mi sono scordata, ma adesso non ho nemmeno i soldi per comprarla. Qui c'è il salotto ancora abbastanza spoglio, ma ripeto, non avevo tanti soldi. Qua ci sarà poi il prossimo bagno, qui ci sono altre stanze da decorare, però il patio è completamente da fare, però va bene, accontentiamoci comunque sia. Hanno l'essenziale, tranne la lavatrice. Ora gliela farò avere. Oh, buongiorno, lei è triste. Perché devo fare qualcosa, non si sta muovendo abbastanza verso i suoi obiettivi. Chiedi un consiglio. Guardate lui che bravo con i misteri, a differenza della nostra Bailey che invece fa abbastanza cagare. Ok, dove sei andata? Te a lavare i piatti di là? Vabbè, fa niente. Vieni qui, parla con lui. E condividi consigli per stacanovisti perché lei non mi ricordo se l'avevate, ve l'avevo mostrato. Lei ha guadagnato lo stile di vita stacanovista e amante di interni. Lui al momento ancora niente, mi diventa adulta tra 18 giorni. Fagli un complimento, sì, lusinghiero e digli. Comunque ha un profumino questa colazione. Mi ha proprio messo appetito. E lui che bello, è tutto soddisfatto. Sì, amore mio, lo so. Celebra il compleanno che è stato in realtà dimenticato. Però vabbè, facciamo finta di no. Ah, celebriamolo proprio così. Facciamo anche una foto di questo momento familiare che mi piace. Ecco. E te potresti scrivere un messaggino a Matthew e inviare un SMS anche a Cecilia e perché no, persino a Hope, mentre sta chiacchierando con Jens. Vabbè, puoi fare entrambe le cose. Lei vuole pubblicare 3 libri, non capisco perché ne ho pubblicati. Scrivi, quando l'opera è completa pubblica. Ma gliel'ho fatto pubblicare almeno uno, non l'hai pubblicato? Perché era, aveva finito il libro? Eh sì, non capisco perché non me lo segni, perché in realtà era fatto. Vabbè, a questo punto lo tolgo e facciamo venire un altro capriccio. Vuoi fare ora una del club? Questo ti accontento subito e anche subito però lo terminiamo. Anzi, oggi vorrei fargli fare qualcosa di carino. Aiuto. Amore mio, mangia pure te, prendi una porzione. Ecco Penny, questa è l'amicina che ha portato Jens. Fa una ramanzina su rovesciare rifiuti, sì. Direi che è il caso di fare una ramanzina su rovesciare rifiuti.
Tesoro, prendila anche te una bella tazza di caffè. Ecco, fa una ramanzina Jens anche sul mangiare il cibo umano. La stai facendo? Aspetta che metto così, altrimenti non si vede. Non stai facendo una pippa di tutto ciò che ti sto dicendo. Oh. Ok. No, incoraggia il cattivo comportamento. No, calma Penny, per favore, perché vedo che è nervosa, non so perché. Questi riponiamo. Tu chiama l'animale per mangiare, chiama Cinnamon. È ora di progettare, manda per conto suo. Bene, quindi farà da sola. E noi restiamo con Jens. Chiama l'animale per mangiare, Cinnamon. Deve andare in bagno, tesoro, vai pure. Boh, abbiamo 1548 simoleon di bollette, che non abbiamo al momento, quindi mi auguro che le porti un po' di soldi. Chiama anche Penny. Quando hai fatto tirare i denti, a lei non ho fatto nemmeno un tempo. E puliscimi la lettiera. Poi lui deve allenarsi, quindi pensavo di andare in palestra con lui. A che ora inizia a lavorare? Ah, oggi non lavora molto, molto male, direi. Quindi andiamo a, anzi, potrei fargli fare un lavoretto e mandarlo anche a lavorare. Datti malato, no? Lui cosa desidera? Stringere Bailey. Ok. No, ragazzi, ferma la lotta. Chi è stato l'attaccabrighe? Fa una ramanzina sugli attacchi. Bravissimo. Cerco un lavoretto, per favore. Dobbiamo guadagnare un po' di simoleon. Dobbiamo comprare la lavatrice. Almeno lavatrice, non dico l'asciugatrice, ma almeno la lavatrice. Scompiglio spiaggia. Manutenzione del prato. Vabbè, però andiamo a falciare il prato. Non ho voglia di andare a prendere al mare adesso, quindi facciamo questa. A che ora deve andare? All'11, quindi a questo punto lui aspetterà, riponi questo che non l'ha fatto la tua adorabile compagna. E magari potresti andare intanto a fare jogging. Nell'attesa che arrivino le 11, anche se ormai manca veramente poco, eh. Oh, ok, gli ho fatto una specie di makeover, in realtà non ho modificato granché, solo il colore dei capelli, ho cambiato vestiti. Per lo più poi è rimasto uguale. Guardandolo meglio nella simologia, lui è allegro, buono, sguardo acuto, schifiritoso, innocente e longevo. Già, voglio vedere. Ah, benvenuto perenne, senza preoccupazioni, il supervisore, pollice verdissimo, pulitore veloce, seduttore, mania cinica, contatti. Quanti ne ha? Amante, bravo cuoco, collezionista, affetto animale, ignobile. Bene, attraente, sapienza affaristica. Ne ha un sacco. Ok, ne ha veramente tanti. Però possiamo prenderci quel tratto bonus di coraggioso. No, ancora no. È già posseduto. Non l'aveva coraggioso. Forse c'è qualcosa che va in contrasto? Non lo so. Però vabbè, hai 9.000 punti, quindi qualcosa prendiamo. Sguardo acuto già ce l'hai, ce n'hai un sacco, assorbenza extra no. Lettore veloce, sim mattiniero, maestro delle griglia. No, servizi gratuiti no. Antigelo frugale. Vai, facciamo frugale. Imprenditoriale. Incredibilmente amichevole, abile a baciare, guarda quante gliene do. Ok, non avrebbero voluto darti la patente per poter essere così brutta? Ma va al diavolo, di no, ma che cattiva! Direi che possiamo andare in palestra e portarci dietro anche poi il club. Ok, siamo arrivati ed iniziamo subito il raduno. Ok, la palestra è la stessa, potresti. Vabbè, intanto fare allenamento. Io voglio dire, facciamola arrivare, dai, un secondo, giusto per salutare. Lui è qui che sta aspettando i suoi amici con cui ha appuntamento. Eccone uno. Dai un pacchetto, spettegola. Andiamo a salutare. Salutiamo anche lui. Parla del club Sporting Club. Rallegra.
Ok, direi che possiamo allenarci tutti insieme. Fai pugilato insieme. Dai, basta, vai, ci ho ripensato. Andiamo ad allenarsi prima che ci rubino. Oh, ciao, che bello. Ci siamo conosciuti finalmente. Fingiamo che ci siamo conosciuti in qualche forum, oppure su un gruppo Facebook, sullo sport, sull'attività fisica. Lui fa sport col cappello da cowboy. È un grande, devo dire. Ok, dai, che ti senti bello energico. Ok, si stanno allenando tutti, nonostante non tutti abbiano un abbigliamento adeguato. Chiedi soldi per il compleanno? No, devo provarla, scusate, però sono curiosa. Tanto facciamolo finire. Corso senza sudare, con il petto gonfio. Ah già, vediamo sta cosa del dare soldi. Ehi, sai che è stato il mio compleanno l'altro giorno? Oh, certo, non mi ricordavo. Tieni un po' di soldi come regalo di compleanno. 162° leone. Mica male. Non so se li chiedo anche a lui. Posso chiederli anche a lui. Dà lezioni di forma fisica a qualcuno? Ok, andiamo a lezioni di forma fisica a lui, no. A lei. Ah, lei è l'allenatrice, anche se non capisco Supraia. Posso dare lezioni? Sì, vai, dai lezioni, visto che lo vuoi fare. Lascia stare, correrai più tardi. Dai, forza, vai con quel. Dagli un bel gancio. Dai, un montante adesso, su. Ok, direi che gli ha dato lezioni e lasciano andare da solo. No, vediamo se c'è un macchinario libero per riallenarsi, ok? Allenamento epico, vai oltre i limiti. Sono fatte le 5, tra l'altro, qui. Basta parlare con lui, vai a allenarti. Sei qui per allenarti. Ok, vediamo anche, dovrei aver completato il. Sì, a parte l'avevo già completato ieri, mandandolo a fare jogging, ma insomma. Lei è ancora al lavoro, sempre triste, povera Stella. Wow. È veramente un bel sim, Jens. Mi piace. Cos'è questo? Sfoggia i muscoli a qualcuno, va bene, sfoggiamo muscoli a lui. Chiedi soldi per il compleanno, sì, chiedi soldi per il compleanno, basta allenarti, cioè, possiamo fare qualcosa di meglio. Ah, vediamo, sfoggia i muscoli, dov'è? Ce l'ha dati? Sì, 158 simoleone. Proverò sfoggia i muscoli? Ehi, hai visto, quell'allenamento comincia a dare i suoi frutti, mio caro Darian, guarda qua che bicipiti. Ok, almeno l'hai fatto. Cosa vuoi fare? Racconta una storia incredibile. Ok, dai. Possiamo farlo. Amichevole. Quando lo trovo, perché qui trovare le cose c'è sempre una vita e mezzo. Racconta una storia incredibile. Dai. Ehi, non sai quello che mi è successo l'altro giorno? Ho incontrato un orso durante un'escursione. Ma si muoveva come fosse un robot. Era così forte che addirittura è arrivata la polizia. Ah, per salvarmi, ma l'orso indomito è comunque riuscito a scappare e pensa, alla fine ho scoperto che stava solo proteggendo i suoi cuccioli. Ok, direi che possiamo concludere il raduno e lui può tornarsene a casa. Anzi, aspetta, prima di tornare a casa, magari fatti una doccia. Vai, fai una doccia veloce, non intasare lo scarico, fai solo la doccia. Ok, lui è rientrato, c'è le bollette, ma ancora non le posso pagare. Quindi renditi utile e cerca un altro lavoretto. Mi dispiace. Vabbè, facciamo questo del carisma, del cercasi accompagnatore. Un programma di andare a ballare una sera e cerca una persona degna di stare al mio fianco. La disinvoltura non mi manca e spero neanche a te, però ti prego di non ballare meglio di me. Andiamo con questo Christopher. A che ora? Alle 20. Tra pochissimo. Ho chiamato per informarti che il nonno dell'amico del tuo bisbis cugino emigrato in segreto è venuto a mancare e per qualche motivo ha lasciato le proprie ingenti ricchezze specificatamente a te. Accetti? Soldi, 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 le voglio subito. A quali condizioni? No, grazie. Soldi, 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 le voglio subito, perché lui è avido.
Molto bene, ora che hai accettato devo tuttavia informarti che avrai il denaro solo se ti sposerai entro 7 giorni. I patti sono questi, buona fortuna e congratulazioni per il prossimo capitolo della tua vita. Molto bene. Non volevo farle sposare io al momento, in realtà, però i soldi mi fanno gola perché potrei decisamente terminare almeno un po' la casina. Non so che fare, sono indecisa. Ok, Jens è tornato, ha guadagnato dei soldi, anche lei in realtà l'aveva guadagnati, quindi. E facciamo pagare le bollette, per favore. Ma lei, niente, bel lavoro, i clienti sembrano contenti dello spazio appena ristrutturato. Benissimo. Tu vai a pagare le bollette. Sono le 11, quindi ragazzi, è una grande cena, non potrete farla. Ma fai così. Servi la cena, fai qualcosa di veloce. Fai dei maccheroni al formaggio. E Bailey dorme ancora, quindi lasciamola riposare. No, vieni a prendere una porzione, Bailey. Hai fame. Devi anche mangiare. Aspetta, stringiti con lui, visto che è anche il suo desiderio. Lui ancora non ha il coraggio di dirgli di queste nozze, perché in realtà lui non si vorrebbe sposare, non si sentirebbe pronto, nonostante conviva. E amore, com'è andata la giornata? Non ci siamo considerati molto quando sono tornata. In effetti, adulala. E lui è qui che riflette, riflette, non sa bene cosa fare. Dallo un bacio e magari fate fichi fichi. Prima di dormire, così il livello di divertimento di Bailey si alza. E ti va di. Eh? Perché non ci andiamo a prendere qualche momento per noi? Sì, ci sto. E ok, buongiorno. Stamattina i nostri si sono svegliati con decisamente dei desideri più piccanti. Ho dovuto modificare la camera perché altrimenti non c'era verso di fargli fare fichi fichi. Direi che tu puoi andare a preparare il pranzo, visto che alla fine della fiera è già tardi, e potresti fare qualcosa di. Fai dei tacos di pesce, dai. Tu tesoro, hai fame, ma. Guarda, potresti venire qui a farti una doccia veloce. No, chi è che sta. No, Penny, non si gioca nei rifiuti. Fa una ramanzina su giochi nei rifiuti. Jens inizierà a lavorare tra circa un'ora. Lui sta ancora riflettendo sul da farsi per quella cosa dell'eredità, perché è un po' indeciso. Non vorrebbe, non voleva sposarsi, però i soldi gli fanno gola al contempo. È spaventato perché ricorda l'incendio. Però basta, non può essere spaventato a ricordare l'incendio dopo tutto sto tempo. Ah, non hai fatto i tacos di pesce? Cioè, mannaggia te. Allora, a te per favore, Bailey, pulisci un attimo, butta via. Prendiamo anche un ingaggio che non l'ho preso. Aggiunta di una stanza, ma perché no? Inizierà, penso, domani, infatti, mercoledì. Impara a conoscere Penny, dai. Calma Penny, non so perché questa gatta ha sempre paura. Cosa vuoi fare? Fichi fichi di nuovo? Sì. Chiedere un appuntamento e disputa una lotta di gavettoni. Allora, voi potreste parlare un attimo. E lui potrebbe fare qualcosa di romantico. E potrebbe anche aver deciso in questo momento di dire comunque. Io sono felice con lei. Potrebbe essere una buona scelta sposarsi. Quindi proponi le nozze, ma tu devi andare al lavoro. Fai prima queste cose velocemente. Senti, io un po' che ci penso e mi chiedevo, mi vuoi sposare? Perché veramente io non posso più vivere senza di te. Ovviamente lui ha deciso però di non dire a Bailey il motivo vero per cui ha fatto questo passo, ritenendo che lei potrebbe non prenderla benissimo. Però i soldi fanno gola e quindi ha deciso di fare la proposta senza dire però la verità. Spero che questa cosa non ti si ritorca contro, mio caro, che Bailey non lo scopra. Tu prendi una porzione e tu vai al lavoro adesso.
Amore, vado a lavorare, ci torniamo, ci rivediamo stasera. Quindi Bailey, molto felice di ciò, si mette a mangiare con una certa soddisfazione, perché insomma alla fine è sposata, cioè è sposata, sta per sposarsi, quindi è molto contenta. Poi magari, ecco, coccoliamo un secondo cinnamon, che è tantissimo che non lo coccoliamo, e riponi qua i tacos di pesce. Ok, perfetto. E oggi tu potresti dedicarti, anzi, chiama prima di dedicarti alla scrittura, potresti chiacchierare con Cecilia per dirgli le novità. Ehi Cecilia, guarda, tu non ci crederai mai, ma sì, Jens mi ha chiesto di sposarlo, ancora non ci credo. Sono veramente molto felice. Guarda, sposa anche questo. Lei gli starà facendo le complimenti, gli sta raccontando tutto. E prepara del caffè.